l'ospedale si cercano idee. Che fare della struttura dell'attuale ospedale di Biella, situato in pieno centro storico, non appena sarà operativo il nuovo nosocomio? La Giunta Comunale ha deciso di lanciare un concorso di idee per capire quale futuro avrà l'area. Il costo si aggira sui 100.000 euro. L'edificio fu costruito durante il periodo fascista. Lo stabile è una chiara testimonianza dello stile di quell'epoca. Si celebra la festa ufficiale della Sardegna. A Biella il circolo culturale Su Nuraghe conta 7.000 sardi di 3 generazioni. Una comunità ben integrata nel territorio, fin dai tempi in cui Salvatore Miguela approdò a Biella nel 1901 e aprì lo storico bar Miguela nella via principale della città. Un popolo, quello sardo, che mantiene vive con orgoglio le proprie tradizioni. È la Strabiella, la consueta corsa podistica organizzata dal Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Biella. È il 25esimo anno che ci ritroviamo tutti insieme. È organizzata in memoria di un nostro volontario che è deceduto durante un servizio. Dai, dai che ce la fai. Il divertimento è assicurato anche per i 51 bambini del minigiro. La manifestazione a scopo educativo e benefico ha toccato i luoghi più caratteristici delle vie cittadine. Più di 500 gli adulti iscritti alla corsa. Primo classificato Stefano Porta, seguito da Christian Donegà. Tra le donne Giuditta Mandelli. In un periodo di crisi, com'è possibile sopperire al caro benzina? Ci ha pensato un francese che con buona memoria storica ha sfruttato il sistema delle vecchie locomotive. Bolle l'acqua, emana vapore e lui se ne serve per sfrecciare a tutto vapore. È la trottinetta. Sabato 23 giugno, Masserano ha riproposto la storica manifestazione medievale lungo le vie e i portici dell'antico borgo. Giullari, cantastorie, saltimbanchi, trampolieri e mangiafuoco hanno affiancato tra lanci di sbandieratori i maestri d'arme impegnati in combattimenti. Durante l'intera manifestazione è tornata in uso la vecchia moneta del Principato, il testone. E con questo ho terminato. Grazie.